tipo è. Buonasera, buonasera a tutti, grazie di essere qui. Oggi abbiamo una grande occasione all'interno del Festival della Politica, grazie all'organizzazione di UBIC, di incontrare Davide Allegranti, che come tutti sapete è un importante cronista politico e in questi giorni magari c'ha anche un po' di retroscena da raccontarci, visti i fatti convulsi di queste ore, che ha scritto ormai un anno fa, no Davide? A febbraio questo libro, che sembra ormai un'era geologica politica fa, ha scritto un interessantissimo libro che è Come si diventa leghisti, che non è un manuale, lo dico subito. Non è un manuale, se no qualcuno potrebbe venire in dubbio, diciamo. Però un po', possiamo dirlo, è un po' un giallo, infatti non vi sfideremo chi è l'assassino, perché poi giustamente mi si raccomanda di ricordare che il libro va comprato e letto. Tra l'altro il libro è anche in ebook. Io sono Matteo Bellovo, sono un giornalista, faccio il consulente di comunicazione politica e cercherò di far raccontare al meglio a David, provare a dargli qualche spunto, questo interessantissimo libro. Questo è un libro che parte da un viaggio in Toscana. Voi sapete, Toscana per antonomasia, una delle roccaforti, delle cosiddette roccaforti rosse, una Toscana che negli ultimi anni, no, parte proprio da Pisa, una città che è sempre stata simbolo di un buon governo di centro-sinistra, almeno negli ultimi anni, e è una città che è passata alle ultime elezioni comunali della primavera scorsa al centrodestra, e che ha spinto David, se così ho ben interpretato, a questa riflessione, a dire: ma come una città ben governata, una città nella quale c'è una tradizione di solidamente di centro-sinistra, che sceglie di diventare una città amministrata dalla Lega. E allora David, questo viaggio come ti è stato ispirato? Allora, innanzitutto grazie di essere qui e ad ascoltarmi. Allora, come è nato questo viaggio? Questo viaggio nasce da un reportage che ho fatto sul Foglio, il giornale per cui lavoro, e dopo la vittoria elettorale della Lega a Pisa. E direte: perché proprio Pisa, con tutte le cose da raccontare che ci sono? Perché c'era una storia, e la storia l'ho trovata con i miei occhi, partendo da due numeri che secondo me aiutano a capire il contesto. Nel 2013 la Lega alle elezioni comunali prende lo 0,35%, 125 voti. 5 anni dopo, nel 2018, la Lega a Pisa prende il 25%, quasi 10.000 voti. E io ho detto: cavolo, dove erano tutti questi leghisti? E io ho iniziato a farmi delle domande, nel senso: come fa una città progressista, una città non rossissima, non Sesto Grad, che è una città della provincia di Firenze, nota perché la sinistra è stata così il 70%, ma comunque una città progressista, a trasformarsi in una città leghista? Io ho cominciato ad andare in giro per Pisa, che è la cosa che mi diverte di più, parlare con le persone e cercare di capire la torsione, che è culturale, che è prepolitica, se volete, è antropologica, e se avete voglia di leggere il libro capirete perché. E ho cominciato a fare questa domanda: com'è che si diventa leghisti? Alla 40ª volta pensavo di esserlo diventato io, tra l'altro, leghista, perché insomma ascoltavo cose che nella loro anche semplicità, certe volte, perché sono andato in quartieri popolari dove non si faceva grosse discussioni sulla costruzione della legge elettorale, ma c'era problemi più terra-terra, il migrante visto come un concorrente, un avversario in questa guerra fra ultimi e penultimi alimentata dalla Lega, che ha fatto una campagna elettorale da questo punto di vista molto efficace, su cui io tra l'altro non ero d'accordo naturalmente, ma questo ve lo racconto dopo. Ecco, in quei quartieri popolari la Lega ha preso quasi il 40%, ho trovato elettori di centrosinistra che mi dicevano cose che non mi sembravano molto di centrosinistra, perché dicevano: ah, ho trovato una signora che si chiama Simonetta che votava Lotta Continua, e quando sono andata a intervistarla mi diceva: però questo Salvini mi garba significa mi piace, no? E dicevo: signora, perché? E mi spiegava tutta una serie di cose che poi ciclicamente tornavano: i migranti, la crisi economica, tutto un grosso calderone in cui poi io dovevo cercare di distinguere e raccontare quello che vedevo. E il libro nasce così, nasce come un reportage dove io ho intervistato molte persone,
ex politici, ex sindaci di Pisa, edicolanti che a un certo punto si sono trovati a vendere un sacco di copie della verità, e anche quello mi sembrava interessante. Ho trovato persone che votavano appunto un tempo PD, centro-sinistra, e poi si sono rotte le scatole, per usare un eufemismo. E mi interessava capire le loro ragioni, così come mi sembrava interessante capire le ragioni di una cosa che non fa più notizia, perché trovare sindacalisti della CGIL che votano Lega è una roba vecchia, però poi quando tu cominci a parlarci, ho trovato questo sindacalista della CGIL che non soltanto fino a tipo 3-4 anni fa votava PD, ma poi è passato a votare Lega e si è pure candidato con la Lega. Davide Scimini, l'ho intervistato, e mi dice delle cose interessanti dal punto di vista giornalistico. Poi c'era tutta una serie di contraddizioni politiche, perché mi diceva che lui aveva smesso di votare PD perché lui gli garbava il PD di Bersani, poi è arrivato Renzi ed è diventato leghista. E io volevo capire poi come si passa da diventare dai PD di Bersani alla Lega di Salvini, e io gli ho fatto questa domanda e lui mi ha detto una cosa, ripeto, sempre interessante giornalisticamente, politicamente un po' discutibile, e mi ha detto: perché Salvini è quello che si occupa degli ultimi e di chi non ha lavoro. E lì poi, vabbè, lasciamo perdere, forse avete voglia l'intervista la leggerete, perché è divertente, c'era tutta una serie anche di luoghi comuni che in questi anni abbiamo sentito, non sono razzista ma, poi di solito dopo la frase non sono razzista ma si dice delle cose terribili, no? Quelle che dicono sempre: ho tanti amici gay, e poi dicono cose terribili sugli omosessuali, insomma è tutto così. E questa intervista però è utile, perché mi fa scemare un quadro, e tra l'altro, guardate bene, poi magari ci arriveremo, perché insomma questo libro è uscito quando c'era un'altra epoca storica, diciamo così, negli ultimi 15 giorni siamo precipitati in un'altra cosa, io poi appunto la racconto tutti i giorni. Le ragioni per cui Salvini ha preso quei voti, e non li ha presi soltanto a Pisa, perché poi c'è stato Ferrara da un'altra parte, ci saranno le regionali che stanno per arrivare in Umbria, in Calabria, in Emilia Romagna, in Toscana, le ragioni del quel consenso là non spariscono con questo governo che è appena nato, però poi ci torniamo dopo. A me interessava, e chiudo, raccontare quest'urgenza che era per me giornalistica in primo luogo, capire la torsione, il cambio che secondo me era a un certo punto prepolitico e culturale. E la domanda che mi sono fatto: ma i pisani hanno aderito a un pacchetto di valori, a un programma, sono improvvisamente diventati leghisti per tutta una serie di ragioni di adesione a un manifesto, a una base programmatica di valori, oppure c'era un'insoddisfazione nei confronti della classe dirigente che li aveva amministrati fino a quel momento? Come in tutte le cose complesse, ci sono tutte e due gli elementi. Perché? Perché una delle cose che si diceva: ah, è centro-sinistra, questa era una delle chiavi di battaglia, una chiavi di battaglia della Lega a Pisa, su cui ha fatto una campagna elettorale molto attenta e precisa, andando nelle famose periferie dove il centro-sinistra non andava più. Il centro-sinistra si occupa di dare i soldi un po'... Partito della ZTL, no? Sì, esatto, ci arrivavo infatti. Il centro-sinistra si occupa soltanto del centro storico, che è pure vero, perché se andate a vedere i risultati elettorali del centro-sinistra a Pisa, il centro-sinistra vince nella zona a traffico limitato. Da qui la definizione di un consigliere regionale del PD toscano, che tra l'altro è piaciuta molto a Enrico Mentana: il PD è diventato il partito della ZTL, perché vince soltanto nel centro storico, il che, se vogliamo, è vero e vale anche in altre città, pensate a Roma, no? O a Milano, che è una gigantesca ZTL. Ecco, però poi c'era anche delle cose da ricostruire, una propaganda falsa, una narrazione anche sbagliata, perché sembrava che non si fossero mai occupati nella costruzione del bilancio delle periferie. Se uno poi va a vedere, l'amministrazione di centro-sinistra ha speso, sì, 50 milioni per fare una cosa che hanno fatto spesso l'amministrazione di centro-sinistra, cioè recuperare capannoni, farci centri di arte contemporanea, cose che uno dice perché? Perché sì. Però hanno dato anche 50 milioni per le case popolari. E poi, quindi dici, come mai però queste cose non funzionano? Quindi secondo te, come si dice spesso, ce lo diciamo al bar, eccetera, il centro-sinistra fa cose buone, ma non le sa raccontare? Allora, c'è stato un problema sicuramente di comunicazione, perché, come si dice sempre, c'è sempre un problema di comunicazione. Nei partiti, quando le cose vanno male, ci sono due cose che non vanno. È un problema di comunicazione e litighiamo troppo. Allora, effettivamente c'è stato un problema di comunicazione, c'è stato anche un problema però di scarsa presenza, nel senso che a un certo punto il centro-sinistra dalle periferie pisane, e questo secondo me è un tema enorme,
è sparito come presenza fisica, nel senso che non andavano più. L'ex sindaco di Pisa, Filippeschi, che ha anche una storia del centro-sinistra, soprattutto nei DS, a un certo punto non si faceva vedere in giro. E io pensavo che fosse, una di quelle chiacchiere da bar che uno dice, ah, il sindaco non si fa vedere. E io questa cosa la sentivo ripetere dai pisani a livello stratificato, trasversale. A un certo punto mi hanno detto che questa è una battuta fantastica, e l'ho rimessa nel libro, ho detto, Filippeschi, quando lui cammina per la città, lui non saluta nessuno e nessuno lo saluta. Che per un sindaco non è proprio il massimo delle cose, no? Perché invece il sindaco prima di lui ancora lo chiamano Paolo Fontanelli, lo chiamano il sindaco nonostante non lo sia più. Questo significa che si è creata una frattura anche a livello comunicativo, di presenza fisica, fra l'amministrazione e la cittadinanza. E questa cosa, badate bene, siccome in politica i vuoti non esistono e tutto si riempie, è stata riempita drammaticamente, direi anche, dalla Lega, che tutti i giorni andava al CEP, che è questo quartiere popolare di Pisa, dove la Lega ha preso quasi il 40%, non soltanto lì, e faceva quello che si fa in politica, cioè incontrava le persone, raccoglieva le lamentele sui posti che mancano, le case popolari, e i troppi migranti, eccetera, eccetera. E alla fine poi li hanno votati. E attenzione, secondo me in questo bisogna anche aggiungere un altro elemento, che è una cosa che dice questo ex sindaco di Pisa degli anni 90, che si chiama Sergio Cortopassi, sindaco socialista, ha fatto il sindaco dal 90 al 94, secondo me ha dato due buoni suggerimenti al centro-sinistra che non ha ascoltato. Il primo è un po' populista e c'è scritto qui dietro. Ha dato questo consiglio alla classe dirigente di centro-sinistra invitandoli a fare un giro sulla linea 5 dell'autobus, che è quella che passa nei quartieri popolari, dicendo fatevi un giro sulla linea 5 dell'autobus e ascoltate la gente cosa vi dice. Ora, ascoltare la gente è importante, poi però insomma. Ma la cosa più importante, secondo me, l'ha data quando ha spiegato che il centro-sinistra, negli anni in cui ha governato, ha peccato di una cosa che io chiamo ottimismo razionale, cioè nel senso, se te vai in continuazione alle persone a spiegare che va tutto bene, che il PIL cresce dell'1,6% e devi essere contento, e vai queste cose a dirle anche nei quartieri dove non c'è nulla, perché mancano le cose, dove ci sono i pensionati con le pensioni minime, dove ci sono un sacco di problemi nati da varie regioni, dalla crisi della globalizzazione, dal fatto che dal punto di vista socio-economico questi quartieri hanno perso, si sono modificati e la classe dirigente di centro-sinistra non ha saputo intercettare i cambiamenti. Se vai a raccontargli che va tutto bene, e questo è avvenuto in una parte precisa dell'epoca di governo, sia a livello di partito del centro-sinistra, la gente come minimo un po' gli gira le scatole, no? Ecco, secondo me queste sono alcune cose che vanno tenute in considerazione per capire le ragioni di una vittoria che si basa anche su alcune premesse sbagliate, si basa su una narrazione feroce che ha trasformato i migranti in un capo espiatorio. Io sono perfettamente d'accordo in questo, l'ho visto anche nel trasformare emergenze laddove non ci sono, che poi è la cosa che ha fatto Salvini al governo, parliamoci chiaro, l'ha fatto dal ministro dell'interno, anche alimentando questo senso di ansia perenne per uno stato d'ansia che non c'era. Questo, se volete, l'abbiamo visto in alcuni sgomberi che ha fatto a Roma, al Baobab, laddove si è dimostrato, secondo me, che Salvini aveva bisogno di un'emergenza per potersene lamentare costantemente. Ecco, queste cose poi però poi prendono. A un certo punto, in una delle tue interviste, tu dici, uno dei tuoi interlocutori dice una cosa che è estremamente interessante, che spesso forse nelle analisi politiche, televisive, eccetera, si tende a trascurare, e dice: il problema non era sostenere gli ultimi, il problema è non essersi occupati di quelli che erano i penultimi. Sì. Che è un po' anche un elettorato di riferimento del centro-sinistra, quella classe media scivolata con la crisi in una condizione maggiormente emergenziale. Quel pezzo lì, che tu dici può essere quello o che ha cambiato orientamento politico, scelta di voto più che orientamento politico, o che addirittura ha scelto di non andare a votare, quel pezzo lì come si intercetta in una città come Pisa e come si intercetta anche ad un livello un po' più ampio? Cioè devo dare dei consigli. Beh, questo non lo so, perché io faccio giornalista e racconto le cose e al massimo sono una condizione comodissima, perché poi rispetto ai politici. Certo è che
occuparsi anche soltanto a livello di ragionamento politico, da un punto di vista di partito, del problema sarebbe già una cosa importante. Cioè, nel mondo anglosassone si fa c'è un bellissimo dibattito che va avanti da anni sulle questioni della globalizzazione, che poi in Italia non viene affrontato, secondo me, con la dovuta profondità anche da parte dei partiti progressisti di centro-sinistra, che invece dovrebbero avere a cuore il tema. E però, secondo me, da questa mancata analisi, da questa mancata porsi il problema, nascono un sacco di questioni. Il sovranismo non nasce per caso. Le risposte anche false che il sovranismo ha dato a quella fascia di popolazione nascono, secondo me vi dovete leggere, se avete voglia, un libro di Colin Crouch che è uscito qualche mese fa anche in Italia, che si chiama Identità e globalizzazione, un libro molto bello, perché lui spiega esattamente, secondo me, il punto. Cioè, il punto qual è? La crisi della globalizzazione, la globalizzazione non governata, come uno si dirà, com'è che si governa la globalizzazione, e Crouch prova a dare le risposte, ha prodotto il sovranismo, perché il sovranismo non nasce per caso. Il sovranismo nasce come risposta, come reazione a tutta una serie di questioni. Nasce anche in risposta alla globalizzazione, alla crisi prodotta dalla globalizzazione, e ha prodotto un processo di rinazionalizzazione degli stati, che è quello che vediamo in Europa. Orbán, Salvini non nascono per caso, nascono perché in cuor loro, da un punto di vista anche politico, economico e anche di ridisegno o di distruzione dell'Unione Europea, che poi è quello che loro piace, loro lo chiamano ridisegno, secondo me si chiama in un'altra maniera, ha alle basi questo processo di rinazionalizzazione, per cui, per citare Guicciardini, ognuno bada il proprio particolare. Ecco, questo processo di rinazionalizzazione in piccolo lo abbiamo rivisto all'interno degli stati, anche nelle regioni, nelle città, e Pisa fa parte di questo sistema. Allora, in piccolo, nel molto piccolo, sarebbe interessante che il ragionamento che fa Colin Crouch si portasse, per esempio, nel capire che alcuni fenomeni non rimangono soltanto nelle idee, non sono eterei, non sono, rimangono là, ma hanno un portato poi molto pratico. E questa volta, sai chi me la racconta? Me la racconta un ex assessore del Partito Comunista, che oggi fa il presidente dell'ARCI di Pisa, e mi dice una cosa molto semplice. Sono cambiate la domanda e l'offerta rispetto alle richieste della politica. I quartieri di Pisa, i quartieri popolari, dove un tempo magari c'era la fabbrica e dove un tempo l'operaio viveva nel quartiere in cui lavorava, non esistono più, perché le fabbriche in questi quartieri non ci sono più. Quindi le persone in questi quartieri ci dormono e basta la sera, e il giorno vanno a lavorare da un'altra parte. Lui mi dice, se il centro-sinistra non capisce che è cambiato il tessuto socio-economico, per cui il controllo del territorio, non soltanto dal punto di vista politico, ma anche di attenzione al degrado, uno dei temi su cui la Lega ha fatto molto controllo, molta campagna elettorale, alla sicurezza, che è un'altra delle parole d'ordine, non lo fanno più le persone, ma si affidano a chi è più prossimo a te, chi è più prossimo a te lo Stato, chi è più prossimo a te lo Stato in un comune, l'assessore, il sindaco. E se non vedono risposte della politica immediate, specie in un'epoca in cui si pretende che tutto sia fatto come un tweet, ecco, a un certo punto si vendono, diciamo così, prestano il proprio voto al migliore offerente. Ecco, il centro-sinistra da questo punto di vista, perché poi Salvini, la Lega di Pisa è stata brava, spregiudicata, però il centro-sinistra gli ha dato anche una mano, in questo si è posto poco il problema. E nel libro poi cerco anche di spiegarlo, quel consigliere regionale che ha coniato la definizione del partito della ZTL nell'intervista poi spiega alcuni dei problemi che ci sono stati. Ecco, io penso che il centro-sinistra e il PD, anche per le prossime amministrative, una cosa che mi ha divertito molto in questi mesi in cui ho presentato il libro, è che qualcuno ha detto che va bene, non è un manuale per diventare leghisti, però il centro-sinistra può imparare qualcosa, per esempio, può imparare come non si fanno degli errori, può imparare a fare anche una campagna elettorale diversa. Mi ha fatto molto piacere quando Giorgio Gori è venuto alla presentazione a Milano e ha detto che questo libro gli è servito per fare la sua campagna elettorale. Non era il mio intento, però lui ha detto una cosa che secondo me è giusta. Il centro-sinistra deve capire alcuni problemi che nascono e si sviluppano non solo nelle periferie, perché poi il partito della ZTL non va demonizzato, perché io sono anche a favore del partito della ZTL, però bisogna capire alcuni problemi reali, urgenti. Lui fa
Gori, per esempio, calca molto, molto sul tema della sicurezza e su come viene percepita, ma non soltanto percepita, perché poi nel mio libro, per esempio, lo racconto, non è la percezione, il numero di furti che ci sono a Pisa, che è una città molto insicura, e quindi è vero, non c'era soltanto l'allarmismo della Lega, c'erano alcuni problemi estremamente sottovalutati. Ecco, Gori ha utilizzato, come ha detto il libro, per fare campagna elettorale e capire alcune cose che il centro-sinistra non ha capito. Secondo me, poi gli è servito, perché poi ha vinto, ma non penso abbia vinto per il libro, ha vinto perché ha governato pure bene, però penso ci siano degli elementi per capire dov'è che il centro-sinistra, per esempio, ha sbagliato. Anche, questo però è una cosa che vale per la Toscana, ma secondo me vale anche per l'Umbria, ci sono alcuni sistemi di welfare, sistemi politici, che sono un po' finiti. In Toscana si dice che è finito il modello della Toscana Felix, è vero, è finita anche in Umbria. Ecco, il centro-sinistra mi sembra che in questi anni non abbia trovato un modello alternativo, e secondo me la chiave di tutta questa storia è rappresentata, per esempio, da Siena, una città che io conosco perché ci ho dedicato un libro che si chiama Siena Brucia, e che poi è diventata leghista anche quella, seppur in maniera diversa da Pisa. Perché tutto un sistema è finito, il sistema è finito, e quella storia secondo me va riletta, per esempio la storia di Siena, per capire come alcune cose a un certo punto finiscono per tracotanza della classe dirigente che pensa di vivere al di sopra dei propri mezzi. C'è un tema ricorrente nelle classi dirigenti oggi, secondo me, che è la hubris, la tracotanza, che ha riguardato anche il centro-sinistra, e nell'ultimo periodo ha riguardato anche Salvini, che ha fatto l'autocomplotto. Lui dice c'è un complotto, secondo me è l'autocomplotto, perché se c'era un complotto, la dico paradossalmente, lui si è fatto male da solo, l'ha aiutato, l'ha favorito, no? Davide, un altro dei temi che ci sono, che attraversano questo libro, è il concetto di questa voglia spasmodica di cambiamento, no? La crisi economica evidentemente non è finita, morde ancora la carne di moltissime persone, nonostante, come dicevi bene tu, gli indicatori dovrebbero confortare e dire altro, e c'è anche, oltre agli errori, oltre alla tracotanza, oltre ad un'astuta e spregiudicata campagna comunicativa, però c'è anche sempre questo mito del cambiamento, no? Proviamo a cambiare che magari qualcosa di diverso accade, qualcosa succede. È un mito che secondo te, per la tua esperienza, per le interviste che hai condotto, dopo la prova dei fatti si confermerà, o è un mito destinato a venire meno? Il cambiamento, dici, ma a Pisa a Pisa per esempio questo si vedrà subito, nel senso che io, tra l'altro, scusate, ma io prendo Pisa per raccontare l'Italia, cioè per me è una parte, per il tutto, perché quello che si è visto lì si è visto altrove, e anche le promesse e la loro non facile realizzazione si vedranno alla prova dei fatti nei prossimi mesi, per esempio a Pisa, dove ci sono tutta una serie di cose molto concrete, la diminuzione dei livelli di sicurezza, di aumento di sicurezza e di risoluzione di tutta una serie di problemi di degrado, eccetera, eccetera, che il sindaco ha promesso in campagna elettorale. Ecco, questa volta del cambiamento non so dirti se finirà mai, solo per dirti questo: i pisani alle politiche avevano votato parecchio per i 5 Stelle, e poi le amministrative avevano cambiato già e sono andate sui leghisti. Quindi c'era un'ansia, un'urgenza di cambiamento molto evidente, e la volatilità con cui queste cose avvengono la vediamo tutti i giorni, l'abbiamo vista nelle leadership di centrosinistra. Renzi in 4 anni ha bruciato un capitale politico, sociale e culturale enorme, anche lì sulla tracotanza ci sarebbe qualcosa da dire. Il problema delle classi dirigenti, come spiega Naim in un libro che si chiama La fine del potere, che è bellissimo, e ti spiega perché alla fine la politica conti poco rispetto anche a un'altra cosa di cui parla Crouch, cioè il concetto di post-democrazia oggi, per cui ci sono delle sovrastrutture economiche che contano molto di più della politica in quanto tale, e la volatilità dipende da un sacco di cose. Ecco, io penso che questa cosa non
non si fermerà, cioè nel senso, ed è sempre più veloce, perché, ripeto, la storia di politica di Salvini, che non è finito tra l'altro, perché i motivi per cui la gente ha votato a Pisa la Lega sono sempre lì, i motivi per cui secondo me in Umbria la Lega vincerà sono gli stessi di prima, e non basterà questo governo giallo-rosé, come l'ho chiamato, a modificare le cose. Il problema, lo sai qual è? È che in questa urgenza di cambiamento non è importante il leader che si presenta. Io lo ripeto sempre questa cosa, io non ho scritto un libro su Salvini, non me ne fregava nulla di Salvini, l'ho già scritto tra l'altro un libro su Salvini, si chiama Matteo Le Pen, qualche anno fa. La parte interessante non era, è anche la sua leadership, ma capire le ragioni per cui al prossimo giro quelle persone che hanno votato Lega magari voteranno qualcuno, chissà, ancora di più estremo, io non lo posso sapere. Cioè, finita la leadership di Salvini, ci sarà qualcun altro che prenderà quella sua eredità politica, perché tutta una serie di questioni dal punto di vista politico, sociale, rimangono intatte. E, ma basta vedere, cioè, questo sentimento, per esempio, antipolitico, viscerale, antiparlamentare, che costantemente si verifica in tutte le circostanze immediate nel dibattito pubblico, per esempio, finora l'hanno immagazzinato e fatto proprio i 5 Stelle, ma non è che altre forze politiche non sono immuni da quelle proprio sentimento antipolitico. La gente ha cercato quel cambiamento lì e continuerà magari a cercarlo, perché purtroppo bisogna fare tutta una discussione sugli anni 90, Tangentopoli, ce la faccio, il seminario lo facciamo un'altra volta, però per esempio quella roba lì rimane presente come un fardello nel dibattito pubblico. La questione dell'immigrazione, la questione della sicurezza, tutte cose di cui Salvini si è occupato, non se ne occuperà lui, se ne occuperà qualcun altro, quindi il cambiamento avverrà all'interno della stessa, uso una parola sbagliata, della stessa area semantica, non so come dire, cioè nel senso, lì saremo, cambieranno gli attori politici, e questa cosa l'abbiamo vista drammaticamente. Io in questi giorni ripeto sempre la storia di Renzi, sarà che insomma ho questo accento di Bergamo, come sentite, insomma, su Renzi ci ho scritto anche lì un paio di libri, lo conosco. E io riporto sempre, quando le cose sembrano troppo drammatiche e dicono sempre c'è il fascismo alle porte, durerà 20 anni, oddio, io dico sempre, scusate, guardate cosa è successo, cioè, aveva il 40% e poi si è andata a sfasciare con il referendum costituzionale, cioè, state tranquilli, cioè, poi le cose si aggiustano, nel senso, la provvidenza per chi ci crede, il fatto che questi leader non sono così abituati a gestire il potere che poi si fanno male da soli, Salvini lo dimostra. Il problema è prevedere che cosa arriverà dopo. Una volta ho fatto arrabbiare i leghisti perché ho citato una battuta del Blues Brothers, arriveranno i nazisti dell'Illinois. E speriamo di no, però insomma. Però secondo la tua analisi sì, cioè tu dici si rimane nel campo semantico, cioè c'è uno scivolamento a destra di chi sarà più leghista e più sovranista dei sovranisti, e si andrà a riprendere quel campo lì, perché il problema rimane irrisolto. Secondo me quel problema rimane, nonostante in questi giorni io senta ripetere in continuazione che questo governo, il giallo-rosso, nasce proprio per disinnescare questa roba qua. Perché, insomma, lo ripetono in parecchi, questo governo nasce per arginare Salvini, per arginare il sovranismo, per disinnescarlo. Io non lo so, secondo me ci sono un sacco di problemi irrisolti, compresi il fatto che PD e 5 Stelle non mi sembrano compatibili su un sacco di questioni, e secondo me non è scontato, anzi potrebbe succedere anche l'opposto, che Salvini si radicalizza e prende gli stessi voti di prima. Certo è, se si vuole fare la legge proporzionale, se si vuole questo magari, certo non lo fa vincere Salvini una legge proporzionale, penso che siano tutte però cose che non mi piace la proporzionale, la più maggioritaria, però questo entra in un altro ambito di cose che penso io magari non ne frega nulla a nessuno. Però penso che quelle motivazioni per cui Salvini ha vinto, cioè lasciamo stare la proiezione mediatica che c'era, le dirette Facebook, lo stato ansiogeno per cui abbiamo vissuto negli ultimi 14 mesi, anche io da giornalista, io tutti i giorni mi chiedevo di oggi Salvini cosa dice, cioè i tweet, la diretta Facebook, la Nutella su Instagram, l'elenco delle sue colazioni, a un certo punto non se ne poteva più, no? Allora, e non ne potevo più io, figuriamoci la gente normale che insomma fa altro nella vita. Ecco, quello stato ansiogeno è un po' finito subito, tra l'altro, cioè Salvini è sparito tutta una serie di cose.
sono spariti i post sulla Nutella, sono iniziate queste dirette Facebook dove Salvini sembra, insomma, c'ha la batto, no, sembra più Salvini, mettiamolo così. Però al di là di questo stato di ansiogeni, TG2 che faceva questi servizi dove Salvini sembrava Churchill, non è Churchill, non era Churchill prima, non è Churchill adesso, insomma, però alcune cose, togliamo tutto questo, le cavolate, le dirette Facebook, Morisi e la bestia, tutte queste, togliamole tutte. Io dico, al netto di questo, se io vado a parlare con Simonetta, la signora di lotta continua che è al CEP, se vado a parlare con l'edicolante che mi diceva, ah, qui vendo un sacco di copie della verità, se vado a parlare con tutti gli elettori di centrosinistra che non hanno più votato centrosinistra e hanno votato la Lega, qualcuno convintamente, qualcuno perché si è fatto fregare, io gli intervisto, tra l'altro mi avevo un'idea, potrei fare questa operazione adesso, ecco, e farci una seconda puntata del libro. Ecco, io non so se adesso le cose sono cambiate, improvvisamente Salvini è stato disinnescato, penso che alcune cose rimangano. E tra l'altro, insomma, vediamo, perché voglio dire, nel senso, la Lega non è che non è stata aiutata, perché in questi 14, questa cosa è che io, insomma, altre volte la dico, qualcuno si scandalizza, ma nel senso, questi 14 mesi i leghisti e il governo hanno avuto degli ottimi compagni di viaggio, cioè Di Maio, secondo me, è una risorsa per la Lega, però, cioè, nel senso, cioè, è uno che riuscì a dimezzare il proprio consenso politico. Salvini ha camminato su con le macerie del Movimento 5 Stelle, brutalizzandoli, trattandoli male. Ecco, nel senso. Ma insomma, la fine dello stato ansiogeno qualcosa sta spostando, lo vediamo anche dagli ultimi sondaggi, insomma, cioè. Ci sono dei travasi che a bestia ferma, a bestia imbrigliata, a bestia che non sta più al centro del potere, qualcosa sta cambiando. Io la vedo in maniera meno negativa rispetto a te. No, sì. Nel senso, diamo una speranza, è un sabato pomeriggio di fine estate. No, io... No, anch'io sono un pessimista cosmico, sì. Cioè, nel senso, però faccio questo, cioè, il mio ruolo è quello di vedere le cose in maniera un po' apocalittica per cercare però di decostruire, perché sì, ok, ora però non volevo rovinarvi il sabato dicendo che adesso, no, figuriamoci, Salvini, ripeto, si è fatto male da solo, non so se tornerà, però questo è un paese di Rieccolo, che è un nomignolo affibbiato a qualcun altro. Io non dico che adesso tra sei mesi torna Salvini e faremo i film lui è tornato come qualcun altro, dico soltanto che a prescindere da Salvini ci sono alcune urgenti tematiche che rimangono, la sicurezza, l'immigrazione, che queste cose riguardano l'Europa, cioè, questo politologo che si chiama Ivan Krastev ha scritto un libro bellissimo che si chiama After Europe, dove lui dice una cosa enorme, poi nel libro la spiega, io non sono neanche del tutto d'accordo su alcune cose, però su questa sì, lui dice, in questo libro fantastico, dice l'immigrazione è l'11 settembre dell'Europa, che è una bomba, se c'è una bomba in tutti i sensi purtroppo, cioè, è l'11 settembre dell'Unione Europea, nel senso che è qualcosa che arrivato in Europa e che le classi indigenti non hanno saputo gestire. Questa cosa non è che si risolve dall'oggi al domani e soprattutto questa cosa provoca dei problemi. Provoca dei problemi, attenzione, che la politica non ha voluto governare, non ha voluto governare nemmeno il governo, io lo chiamavo felpastellato, le felpe di Salvini, perché io ricordo sempre questa cosa, Salvini, i 5 Stelle che dicevano i migranti vanno redistribuiti, l'Europa ci ha lasciato su da soli. Io però ricordo sempre questo fatto che è sempre un po' misconosciuto. Nel 2017 il Parlamento Europeo aveva prodotto un testo per modificare il regolamento di Dublino, che come sapete insomma è uno dei problemi che abbiamo, per cui il migrante che arriva è obbligato a chiedere l'asilo nel paese in cui arriva, e l'Italia anche geograficamente è portata a questa cosa qua. Quando è stato portato all'Europarlamento questo testo, è stato licenziato dall'Europarlamento, 5 Stelle e Lega si sono astenuti e hanno votato contro. Quindi questa cosa per spiegarti che poi
faceva comodo la narrazione dell'emergenza e anche quelli che dicevano adesso ce ne occuperemo, arrivati al dunque, non se ne sono occupati, perché la modifica del regolamento di Dublino avrebbe portato delle cose molto utili da quel punto di vista. Quindi tutti hanno delle responsabilità, il centro-sinistra ha problemi dal punto di vista dell'integrazione, che è una cosa giusta. Il centrodestra ha dei problemi nell'aver creato un'emergenza che magari non c'è e dove ci sono dei problemi reali di essersene fregati alla grande, perché questo Salvini dal ministro dell'interno, mi dispiace dirlo, anzi non mi dispiace, non è che abbia fatto poco, mi pare abbia fatto poco. Senti, per stare sul tema immigrazione, tu tra le intervistate c'è anche un venditore ambulante. Ah, sì, che sì, ti dà uno spaccato importante di quella che è una situazione di crisi. Si chiama Ali. Ali è fantastico perché è una storia bellissima, nel libro lo racconto, è senegalese e sta a Pisa che dura più di 10 anni, quindi c'ha questo accento dove ogni tanto dice de, boia de, che sono espressioni pisane, quindi l'abbiamo parlato e questo accento è divertente. Però dice due cose inappuntabili, è stato il mio metodo di riferimento per capire dal punto di vista sociologico e politico le cose che avvengono a Pisa, perché mi ha detto due cose. Uno, c'è la crisi e lo capisco perché non vendo più accendini e fazzoletti come 5 anni fa, e questo è perfetto. E poi mi ha fatto subito da cronista politico, perché mi ha detto una cosa che secondo me è meravigliosa, mi ha detto, vedi, ai leghisti non bisogna dargli retta. Non bisogna dire, perché non dicono le cose come stanno. E io ho detto, perché è lì? Perché dicono bugie. È possibile, spiegami perché. È che io infatti volevo dirlo a Pisani, diceva lì, il giorno dopo tutti mi guardavano, io continuavo a vendere, dopo la vittoria della Lega a Pisa, no? Sto 25%, io andavo in giro per il centro a vendere fazzoletti, vedevo la gente che guardava, a me era un po' strana, no? E io ho capito perché dicevano, hai visto, ha vinto la Lega, adesso te ne devi andare. E ho detto, no, noi siamo tutti qui ancora, e giriamo per il centro, e continuiamo a vendere fazzoletti, e questo era un enorme elogio dello Stato di diritto, se volete, perché non è che se vince la Lega ci sono i campi, via. E poi ho detto, vedete, non vi dovete fidare dei leghisti che vi hanno promesso, adesso andiamo tutti a casa, siamo sempre qui, vi dicevano, no? E io ridevo, lui era molto serio perché faceva un'analisi di cui era convinto. E nel libro, insomma, l'incontro con lui mi ha aperto gli occhi, uno sullo stato di crisi delle finanze dei pisani e due sul fatto per capire che, insomma, i leghisti raccontano un po' di fregnacce certe volte. E lì me l'ha certificato perché si aspettavano tutti adesso via a casa e invece sono sempre lì. La testimonianza del fatto che non soltanto la lista lì, ma i porti sono sempre rimasti aperti, anche quando Salvini faceva il ministro all'interno, un'altra balla che lui ci ha rivenduto per 14 mesi. I porti aperti e il sole splendeva, grazie a Dio. Dai che ci siamo scritti avanti, stai scrivendo? In che senso? Sto scrivendo? Ale, certamente sul foglio. Ah, sì, sì. No, stai scrivendo qualcos'altro? Sì, sto scrivendo qualcos'altro. Sì, sto scrivendo qualcos'altro. In realtà io ho scritto 5 saggi, 2 su Renzi, 1 su Salvini, 1 sulla Lega, 1 su Siena, e il prossimo libro non sarà un saggio, ma scriverò il mio primo romanzo, quindi non so se mi interesserà come le cose di cui mi sono occupato finora. Forse è anche un segnale brutto per il racconto della politica, non lo so. Particolarmente sovranista, cioè ti occupi di una cosa intima. Mi occupo di Aldis, no, sarà un romanzo dove non parlo di politica, questa è una cosa di cui sono stupito anch'io. E uscirà l'anno prossimo e poi, se volete, vi aggiornerò, insomma. Spero di non aver deluso con nessuno con questa dichiarazione antipolitica adesso, no? Senti, nella vita bisogna fare anche altro, insomma. Ultime settimane convulse. Sì. La chiudiamo e poi sentiamo se c'è qualche domanda. Sì. Ultime settimane convulse, cioè tu ovviamente in servizio effettivo permanente 24 ore su 24, perché per il tuo giornale dovevi raccontare ora per ora, secondo per secondo. Tweet per tweet, sì. E adesso?
Oddio, adesso... al di là dell'incompatibilità su molti temi, eccetera. Una delle grandi ambizioni di questa stagione politica che sta aprendo è quella, no, si dice da più parti, di normalizzare il clima politico, normalizzare il linguaggio, sì, anche come antidoto a cercare negli estremismi, nei sovranismi, in Salvini e quant'altro, la risposta ai problemi che per l'appunto permangono. Ci sono segnali che vanno in questa direzione dal tuo osservatorio? Cogli qualcosa? Beh, no, l'altro giorno Capezzone ha fatto un tweet ridicolo sulla Bellanova, e insomma, è una roba abbastanza, no? Quindi il clima è sempre quello. E naturalmente non prendiamo Capezzone come esempio, perché insomma ce ne frega anche il giusto di che pensa Capezzone. Però c'è tutta una serie di cose che vanno disinnescate, il linguaggio non è soltanto una questione di linguaggio, il linguaggio poi si porta dietro un sacco di cose, anche dal punto di vista filosofico, io studio filosofia, quindi capisco che cosa si porta dietro il pensare male, diciamo così. Pensare male si porta dietro il fatto che, per esempio, una delle cose più ignobili che ho visto fare a Pisa erano le dirette Facebook degli abbattimenti dei campi rom fatti dalla sindaca di Pisa Ceccardi, una cosa a me agghiacciata, per dire. Salvini che il 4 luglio in diretta Facebook alla scena all'ambasciata americana dice che Carlo Arachete aveva bevuto un vinello, testuali parole, con la Jeep di Agrigento, cioè una roba, dice questo è il ministro dell'interno. Io penso che tutta questa roba sarebbe oggettivamente bene liberarsene via, cioè questa cosa benissimo, cioè, speriamo che ce ne libereremo, ci vorrà del tempo, anche perché questa roba non è che la metta Salvini, c'erano anche prima. Però poi vedo un sacco di altri problemi, vedo un sacco di questioni risolte, sono domande che mi faccio, non ho soluzioni, perché sennò vi deprimo ancora di più, non vorrei farlo, però mi faccio tutta una serie di domande. Le domande sono: il centro-sinistra si farà egemonizzare dai 5 Stelle, per esempio sulla questione della casta, dei costi della politica? Io penso per esempio che la democrazia abbia un costo e sia giusto che ce l'abbia. Non mi piacciono quelli che fanno i demagoghi sui tagli dei numeri dei parlamentari. Questo taglio dei numeri dei parlamentari mi sembra fatto così una sciocchezza. Per dire, tutte queste cose vorrei vedere dove arrivano, anche perché il PD in qualche circostanza ha dato frangenti di populismo su queste questioni. Il referendum costituzionale del 2016 aveva una comunicazione, cioè, improntata a vuoi tagliare un po' di poltrone, vota sì, che mi sembra abbia banalizzato anche il tema del referendum costituzionale. Ci sono tutta una serie di questioni che riguardano il lavoro, l'economia. Io leggo interviste dei neoministri in questi giorni e nel mio cervello, forse di cripto o non troppo cripto liberista, sento la parola spesa pubblica, aumento della spesa pubblica, spesa pubblica. Cioè, poi la domanda che gli faccio al ministro del lavoro Provenzano che conosco, o a Fioramonti, ministro dell'istruzione, sì, bene, tutto molto bello, chi paga? Perché poi la risposta non la trovo mai a questa domanda. Ecco, tutte queste cose le voglio misurare, voglio vedere, cioè, si parla di un'altra delle questioni, perché non c'è soltanto la presunta normalizzazione di Salvini o della Lega all'opposizione, c'è anche la, secondo me, presunta normalizzazione dei 5 Stelle, che per me rimangono sempre quelli degli ultimi 14 mesi, degli ultimi anni. Per me non è cambiato nulla. Leggo grandi elogi di Giuseppe Conte, che per me è sempre lui, sempre quello degli ultimi mesi, non capisco in che cosa sia cambiato. Cioè, queste cose poi le voglio vedere. Per me i 5 Stelle sono un movimento politico che ha fatto anche molta demagogia su questioni esiziali e essenziali della vita pubblica, su cui ho molte perplessità dal punto di vista della giustizia, dal punto di vista della democrazia, perché la democrazia dei 5 Stelle si chiama diretta perché la dirige Casaleggio, è la mia idea, e voglio capire se è cambiato qualcosa. E in questo, scusate, adesso farò arrabbiare qualcuno, ci vedo anche certe volte però un po' di ipocrisia nel centro-sinistra, che adesso fa grandi elogi dei 5 Stelle semplicemente perché sono liberati di Salvini. È troppo comodo. 5 Stelle sono quelli che hanno consentito a Salvini
di arrivare al 34%, sono quelli che hanno votato i decreti di sicurezza. O sbaglio? Lasciamo stare le opposizioni di Roberto Fico. Io penso anche che in politica valga sempre una definizione antica, è quella degli utili idioti. Ecco, nei 5 Stelle ne ho visti parecchio in queste settimane, in questi mesi. Mi sembra che siano sempre gli stessi. Voglio capire se è cambiato qualcosa nei confronti dell'Unione Europea. Sì, il discorso di Conte. Poi bisogna vedere che vuol dire essere europeisti, senza che molta retorica. Voglio capire cosa succederà quando ci sarà da modificare un'altra volta il regolamento di Dublino. Sono tante cose che voglio capire. Vai da lavorare. Sì, ma nel senso io non ho risposto, ho domande molto critiche perché di mestiere faccio rompiscatole. E queste domande secondo me restano. Queste domande secondo me restano intatte. C'è un altro problema che riguarda il PD, che riguarda il PD nel PD, perché nel PD, nel Partito Democratico, che ha molte anime ed è una sua ricchezza. In questo momento ci sono due partiti, c'è il PD di Zingaretti, ma c'è anche il PD di Renzi, che fa il segretario ombra, che controlla, magari non in maniera così granitica come si legge e si scrive anche sui giornali, i gruppi parlamentari, perché Zingaretti si trova nella stessa condizione di Renzi anni fa, che è l'eredità del gruppo parlamentare nominato dal segretario, mi ha fatto portare dal segretario precedente. A Renzi era successo con Bersani. Vediamo se è così. Vediamo se è così, non lo so, se tutti e 70 o quasi 80 parlamentari di base riformista che fanno capo a Guerini e Lotti al momento del dunque, che potrebbe essere a ottobre quando ci sarà la Leopolda, e forse Renzi, che è la 27ª volta che lo fa capire, vuol fare il suo partito, il suo gruppo parlamentare, lo facesse e si vedrà, chissà se lo fa davvero, però insomma anche questo giochino prima o poi finirà. Ecco, però queste due anime mi interessa capire come coesisteranno. Dal punto di vista della coerenza, devo dirti la verità, per il PD c'è un problema che riguarda, secondo me, l'elettorato di centrosinistra, perché io ho incontrato in queste settimane un sacco di persone che dicevano, ma scusate, ma non c'era quelli senza di me, non so se lo ricordate, l'hashtag su Twitter o in televisione, dichiarazioni, mai con 5 Stelle, ora la politica è l'arte del compromesso, si cambia idea, però cavolo, nel giro di 15 giorni io non ho sentito una grossa analisi politica sulle ragioni del perché, ho sentito semplicemente bisognava liberarsi di Salvini, che per carità è enorme liberarsi di Salvini, però poi tutti quei problemi secondo me restano. E queste cose, io parlando con un po' di persone, mi pare che ci siano. Ecco, ora vediamo, poi se no mi danno del catastrofista. Avete voglia di fare qualche domanda? Sì, io ne avrei. Prego. Due legate anche a quello che Davide... Facciamo tutto in campo. No, io volevo chiederti... Ti do del tu. Due cose. Una legata all'ultima cosa che hai detto, se secondo te davvero è un liberarsi di Salvini o se li siamo proprio per tutti i problemi che ci sono nell'animo di questa abbinata e solo fargli prendere una rincorsa per correre più avanti. I primi titoli del giorno dopo il giuramento erano tutti nei giornali, forse tranne voi, del Foglio, su festa per i clandestini, gli immigrati adesso tornano, il primo atto è. E la seconda domanda che volevo chiederti, che non è legata a questa, ma che si associa anche, tu eri prima di là con me all'intervento, sì, di Pane Bianco e Teodoro, hanno parlato di tutta quell'area liberale e di astensione, che ora è quasi in astensione finora dal voto e che non c'è. Tu come vedi l'iniziativa di Calenda in tutto questo? Allora, sulla prima domanda, secondo me, a me piacciono i dettagli, no? Quando faccio il giornalista, i dettagli aiutano a capire un sacco di cose, anche dal punto di vista psicologico. Dal punto di vista politico, il dettaglio, perché si sa fare nei dettagli, secondo me le prossime, le regionali che stanno per arrivare, e se è un dettaglio perché sono regionali, qualcosa ci faranno capire, perché l'Umbria, la Calabria, l'Emilia Romagna soprattutto e la Toscana vanno al voto da qui, dal 27 ottobre in Umbria ai mesi successivi. Dirai, vabbè, sono regionali, però insomma, tanto se, facciamo un esempio, il centro-sinistra perde in Umbria, cosa possibile, e magari perde in Calabria, è possibile, in Emilia Romagna... dopo le ultime settimane forse qualcosa è cambiato in Toscana, dove la Lega
è stata competitiva fino a poco tempo fa, poi la Ceccardi, un'altra che si è fatta prendere dalla trapotanza, ha sbagliato, probabilmente resiste. Ecco, queste cose già sono delle indicazioni, perché la domanda è giusta, cioè nel senso, non è che stanno, no? Io sono un giornalista, mi diverto a raccontare il che vedo, sentite, è possibile che uno lo stia caricando. È anche vero però che parte della sovraesposizione mediatica e politica di Salvini era del fatto che lui ha fatto campagna elettorale per la Lega stando ai ministeri, ai Viminali, che questa, ve lo garantisco, è una cosa enorme. Cioè, i giri come ministro all'interno per le spiagge del papete, no, quello non lo può più fare, a meno che non se lo paghi a solo. Però, capito, le cose cambiano quando non sei più lì. TG2, per ritornare all'esempio di prima, non sto più lì a dire che sei scelci l'altro giorno, se no faccio il cattivo con qualche collega. Però insomma, queste cose già ti riportano a una dimensione anche più normale, no? Perché poi c'è la sovradimensione, arriva anche dai giornali. I giornali hanno delle responsabilità enormi, me lo dico. Alcuni fenomeni sono stati anche costruiti dai talk show, una cosa di cui si è reso conto tardi Berlusconi, questo lo so per certo. È che alcuni talk show populisti andati in onda su alcuni canali di Mediaset hanno portato voti ai 5 Stelle e alla Lega alle elezioni politiche del 2018. Poi a un certo punto Confalonia gli ha detto: forse si è fatto un po' di campagna elettorale per Salvini, buongiorno. Punto primo. Punto secondo, Calenda. Allora, Calenda, io con Calenda ci ho anche litigato una volta, non parlando di politica ma di videogiochi. Perché lui disse che in casa sua i videogiochi non ci sono, e aveva detto anche che se entrano in casa lui si incavolava. E io ho fatto una pagina per spiegare perché i videogiochi sono importanti, io gioco ai videogiochi, e quindi gli ho spiegato però perché dal punto di vista culturale, perché ha detto una cavolata. Poi un'altra volta ha detto una cosa sui fumetti, e anche lì io collego Topolino, perché poi l'altra cosa è... Scusate, faccio una mini digressione, perché questi, a me è una cosa che mi fanno ridere di questi politici che non hanno cultura pop. Ma come fai a fare politica se non hai cultura pop e a fare paragoni negativi tre volte con Topolino, Salvini, Calenda? Sarebbe meglio avere Topolino al governo, magari certe volte, magari. Vabbè, a parte questo discorso, allora Calenda secondo me è stato coerente. È stato coerente perché ha detto: se si alleano con i 5 Stelle io esco. Secondo me ha fatto bene, perché sennò perdeva la faccia. Sulla sua iniziativa politica, io non lo so, lo sai perché? Perché il condominio liberale mi pare parecchio affollato. Allora, la questione qual è? Allora, c'è la destra, c'è questo centrodestra, finora egemonizzato da Salvini. La domanda è: prima o poi ci sarà un centrodestra non sovranista? Io me lo auguro. Purtroppo, cioè, Berlusconi non lo potrà fare, ci sarà qualcun altro. La sinistra adesso la vedo molto rinvigorita da questo governo, perché è riemerso perfino Speranza, pensate un po', che era stato affidato alla storia quasi, e Speranza, D'Alema, Bersani. E poi c'è questo condominio liberale molto, molto affollato, dove c'è Calenda, dove c'è Renzi, che appunto minaccia ogni 3x2 il partito, non il partito, i gruppi parlamentari, la Leopolda, tutto. Allora, secondo me Renzi si è un po' arrabbiato, diciamo, per usare questa espressione, quando Calenda ha fatto un'accelerazione piuttosto evidente sulla costituzione del gruppo, del manifesto, perché è concorrente. Io non so quanto possa valere, perché poi uno va a vedere, un anno fa uscì un sondaggio: Calenda può arrivare come aria, perché non valeva soltanto, non era un sondaggio su Calenda, ma era un'idea su Calenda come area culturale, vale il 25%. Io quando ho letto vale il 25%, ho detto: ma siete sicuri di questo sondaggio? Perché mi sembrano numeri abbastanza grossi, anche perché poi Calenda, dal punto di vista tecnico, a me mi diverte, perché è una persona competente in mezzo a, insomma, persone che magari non lo sono, quindi quando lui parla io lo ascolto sempre con piacere, a differenza di qualcun altro che dice cose sciocche. Però poi
nella gestione politica degli eventi ha fatto degli errori. Se mai visto uno che vuole convocare una scena su Twitter come aveva fatto, da lì capisci che lui non può gestire dal punto di vista politico un partito, perché poi la politica ha i suoi codici, la sua grammatica, ci sono delle cose che si fanno in una certa maniera. Lui è vivace, effervescente, dice cose su Twitter molto intelligenti, non solo su Twitter, che sennò sembra che sia un twittarolo e basta, scrive, ma una cosa, una persona intelligente che io ascolto. Però poi nella gestione politica degli eventi, secondo me, ha dimostrato di poter essere potenzialmente un altro che a un certo punto rompe quando c'è invece da costruire qualcosa. Cioè, la faccio breve. Una cosa che sentivo ripetere spesso da persone di centrosinistra, anche di attente alla politica, dicevano che Calenda rischia di essere il nuovo Renzi come atteggiamento, ed è vero. Ecco, quel tipo di drammatizzazione è già stata vista. Le persone a un certo punto, l'ansia non a caso Salvini, non so come dire, abbiamo avuto in questi anni una serie di politici che hanno trasmesso ansia all'elettorato. Uno che l'ansia non la trasmetteva, infatti nei sondaggi di gradimento negli anni incredibilmente ce l'aveva, quando era presidente del Consiglio, chi era? Gentiloni. E infatti sapete una cosa? Quando Giuseppe Conte è arrivato a Palazzo Chigi, la comunicazione dei 5 Stelle, sapete che cosa ha portato come modello di riferimento per Giuseppe Conte? Uno riderà, ma Gentiloni, gli hanno detto studiate il caso Gentiloni, e effettivamente così poi hanno fatto. Ecco, io non so se ho risposto alla tua domanda. Volevo chiedere, prego. Dottore, lei dalla lei sua chi? Posizione lei chi? Lei. Io? Lei? No, no. Lei. Tu lei. Dalla tua posizione di persona giovane, sì, colta, che vive questa realtà, no? Sociale, ti senti, cioè come vedi questo passaggio in 15 giorni, no? Perché ci hai parlato per un'ora e mezza, sei contento del fatto che grazie a Dio, io dico da persona che ha votato quella volta sì al referendum di Renziano per togliere il CNEL e tutta quella... Sì, sei contento del cambiamento o hai paura che questo ti porti meno lavoro perché sei abituato a spalmare polvere un po' di qua e un po' di là? No? Perché da quello che no. Sento mi pare che stai demonizzando un po' tutti e prendendo sempre questi personaggi così. No, io vivo a Dio, lavorerò sempre perché mi occupo di politica, sì. Quindi ci sarà sempre un governo. Ma bisogna vedere come, perché io sono abituata a vedere la tua generazione in un modo molto bello. Di persone vere che vanno dentro, che non stanno fuori a mediare i politici più forti e meno forti. No, guardi, no, io ho tutto fuorché mediare proprio, guarda, anche come spirito d'animo proprio non, sì, no. Ho molto stima io dei giovani. No, mi fa piacere, io no, per esempio, non ho stima dei giovani, perché penso ci siano anche dei cialtroni. Ma magari compreso il sottoscritto. Però il punto è che. Ora, ho un ruolo, mi rendo conto che è un po' strano, nel senso che fin quando c'è un governo io avrò di che scrivere, a meno che non arrivi un colpo di Stato e ci portino via il governo, io mi occupo di politica, quindi avrò sempre di riscrivere. Ho scritto di Renzi, ho scritto di Salvini, di Grillo, ho scritto di Battista, il prossimo che arriverà lo racconterò. Quindi io semplicemente... Ma sei contento del cambiamento? Ma perché devo essere contento? Io sono contento se ho qualcosa da scrivere. Cioè, lo senso. Spread che si è abbassato, che è andato a metà, che c'è più. Sì, lo spread si è abbassato. Sì, lo spread si è abbassato. Però introduco un elemento critico. Se aumentano, perché questo governo mi sembra che abbia delle intenzioni, lo scrive nei 29 punti, aumentare la spesa pubblica senza aumentare le tasse, io vorrei mangiare 10 kg di pancake al giorno senza ingrassare. E questa è una cosa che io vorrei capire, perché leggo grandi proclami che mi sembrano, che mi si traducano, ma forse perché sono troppo liberista, in un aumento della spesa pubblica, e vorrei capire perché in un paese che ha i problemi che ha, queste cose me le pongo dal punto di vista critico, me lo pongo anche come giovane, perché fra 30 anni io già sono abbastanza incazzato, scusa la parola, con quelli che sono arrivati prima, che hanno fatto esplodere il debito pubblico, no?
io però sono nato nell'84 e qualcuno aveva già fatto qualche danno prima. Ecco, io già sono arrabbiato con quella generazione lì. E non vorrei ritrovarmi a 50 anni, a 60 anni, che fra 20 anni ci ritroveremo e diremo chi è che ha fatto la cazzata nel 2019? Questa domanda me la faccio, ecco, per dire. Cioè, ma non perché debba demonizzare tutti. Cioè, io racconto criticamente quello che vedo, cioè, è il mio mestiere, di essere contento. Non so se sia il mio ruolo, è raccontare quello che vedo, non lo so, cioè, se facessi politica potrei dire sono contento oppure no, cioè, dal punto di vista del mio lavoro a me non cambia nulla, cioè, perché ripeto, aspetto che arrivi il prossimo, non so come dire, può sembrare molto cinica come cosa, ma cioè, nel senso, è come un medico che deve essere contento o no se trova delle malattie. Il suo lavoro, o l'ingegnere, l'architetto, vedetela voi, insomma, non so come raccontarlo. Beh, se non ci sono altre domande, noi ringraziamo Davide. Grazie.